No, io penso da non economista e quindi da lettore attento degli economisti che bisognerebbe mettersi d'accordo. Se lo spread è colpa dei governi, ci dovrebbero spiegare per quale motivo non è sceso quando a Berlusconi è subentrato Monti, ma è sceso quando Draghi ha cominciato a sparare il suo benedetto cannone con il quantitative easing. Se lo spread a 200 è un allarme, perché l'anno scorso non se ne è accorto nessuno quando è arrivato a 200 e governavano i buoni e gli Bersani. europeisti, Gentiloni e Padoan, mentre se ne sono accorti l'altro giorno per dire che lo aveva provocato il professor Conte e il professor Savona d'intesa fra di loro? E visto che Bersani, ora non è più a risposta. 200 ma è a 300 e a questo punto Savona, Conte e i barbari non ci sono più, ma ci sono di nuovo i buoni, perché non leggiamo sui giornaloni un titolo Mattarella e Cottarelli fanno lievitare lo spread? Bersani Bisogna essere con ironici sintesi. perché altrimenti la gente si mette a ridere a sentire certe letture.